Una scuola in movimento che evolve come evolve la società, modelli di apprendimento sempre più aperti e dinamici che hanno come diretta conseguenza una maggiore rispondenza didattica e formativa. Sono già molti i modelli di scuola 4.0 diffusi in Italia, alcuni sono stati presentati durante un convegno organizzato a Padova. Gli spazi della scuola vanno ridisegnati, la lezione frontale è destrutturata, il progetto architettonico deve essere omologato al progetto pedagogico. Perché di ambienti di apprendimento si parla da tempo, però il piano scuola 4.0 consente di poterli realizzare grazie alle risorse che verranno messe a disposizione in tutte le scuole italiane. Quindi è necessaria una riflessione, perché spostarsi dal concetto di aula ad ambiente di apprendimento consente proprio di attivare delle metodologie e di porre al centro del processo di apprendimento lo studente, non più il docente, come era, come è stato in passato. Non si tratta di cose nuove, si tratta di cose che devono essere diffuse, che sono già praticate. Qui abbiamo all'interno del convegno moltissimi esempi di una didattica innovativa, di destrutturazione del setting d'aula, di ambienti di apprendimento che vanno oltre le mura dell'aula per creare spazi proprio di apprendimento all'interno dell'edificio scolastico, che diventa edificio apprenditivo, ma anche oltre l'edificio scolastico, quindi nei giardini, nel territorio, che afferma la missione sociale ed educativa. La centralità dello studente, il co-costruire l'apprendimento attraverso l'esperienza, quindi non è più il docente che trasmette, ma il docente ha un ruolo di facilitatore, naturalmente tutto è progettato e gli stimoli che vengono da metodologie diversificate consentono di arrivare alle diverse intelligenze multiple che abbiamo all'interno della classe, quindi un apprendimento co-costruito ma di cui è realmente protagonista lo studente. E qui non parliamo di scuola tradizionale, qui parliamo di una scuola che pone al centro lo studente. Se lei intende le indicazioni nazionali, tutto ciò che viene conoscenza, quindi l'obiettivo è quello di co-costruire, ma creare ambienti stimolanti per la costruzione dell'apprendimento, che non è una costruzione passiva, ma è una costruzione attiva, fatta insieme agli altri. Non dobbiamo dimenticare la dimensione sociale dell'apprendimento, si apprende insieme. Che cosa sta emergendo da questo primo incontro di questa mattina, sulla base proprio di questa nuova prospettiva? C'è condivisione, c'è interesse, c'è speranza? Cioè, quali sono le nuove linee che state delineando sulla base di questa nuova visione della scuola? C'è una riflessione che è stata avviata da un dirigente tecnologo di Indire, che si occupa proprio di ricerca e di approfondimento nella relazione tra architetture scolastiche e apprendimento. Le architetture scolastiche non sono adeguate ai progetti pedagogici che abbiamo nelle scuole, quindi la necessità di una connessione molto forte tra la progettazione delle architetture stesse, quindi parliamo di edilizia scolastica, con la visione pedagogica che una scuola ha. E poi il fatto che gli ambienti di apprendimento sono determinanti, e perché sono fortemente stimolanti nei processi di apprendimento. Parliamo di ambienti di apprendimento, quindi introduciamo l'aspetto del movimento per muoversi in un ambiente di apprendimento necessario, spostarsi da un luogo all'altro, e qui vengono veramente attivate le neuroscienze, ci danno una mano in questo senso perché stimolano l'apprendimento, il movimento è fondamentale. Si tratta di un nuovo sistema, si tratta di modelli che cerchiamo di diffondere e che vengono presi proprio dal piano scuola 4.0, vengono sottolineati perché si parla di ambienti di apprendimento. Abbiamo un modello che è già diffuso in 100 scuole italiane, è didattiche in ambienti di apprendimento, modello DADA, consente di creare delle aule disciplinari in cui gli alunni e gli studenti lavorano. Naturalmente all'interno di queste aule abbiamo, come dicevo prima, il docente facilitatore che utilizza diverse metodologie con il supporto anche delle tecnologie, e per proseguire poi questo processo di apprendimento gli alunni si spostano in un altro spazio che è stato appositamente predisposto. Può essere lo spazio aula, quindi aula disciplinare, ma anche uno spazio di transito, un corridoio che a secondo di obiettivi e finalità viene proprio strutturato, costruito funzionalmente agli obiettivi che si intendono raggiungere, all'attività che si intendono realizzare attraverso questi obiettivi. La cosa fondamentale è che è proprio partendo dalla destrutturazione del setting tradizionale dell'aula, quindi banchi posti in una posizione di frontalità, che
si possono avere dei momenti in cui è necessaria la frontalità, ma setting diversi non solo arrivano all'alunno con disabilità, facilitano, quindi stimolano l'apprendimento, ma facilitano la relazione, quindi ricordiamo prima il concetto di apprendimento e quindi del carattere sociale stesso, che l'apprendimento si apprende, come dicevo prima, insieme. Ma poi la destrutturazione consente proprio di arrivare a diverse intelligenze multiple, per cui è fortemente inclusivo. L'ambiente di apprendimento ha una connotazione fortemente inclusiva. Noi abbiamo, come dicevo, dei modelli, il modello DADA, didattica in ambienti di apprendimento, è diffuso in circa 100 scuole italiane. Dopo questo convegno, ma soprattutto con il piano scuola 4.0, sarà un modello che andrà veramente in grande diffusione. C'è poi una declinazione di questo modello per la scuola primaria, il modello DADA Logica, che io ho attivato nel mio istituto e di cui si parlerà anche oggi pomeriggio, perché c'è una collega che l'ha attivato nel proprio istituto a Viveracate, ed è un modello che si rifà non solo a didattica in ambienti di apprendimento, ma a una grande attenzione per l'outdoor education. Pensiamo a tutto il processo avvenuto con la pandemia, quindi la distanza, il bisogno d'aria dei bambini, outdoor education, didattica multisensoriale, metacognitiva, l'imparare ad imparare, l'educazione emozionale, che è molto importante. Quindi tutti questi aspetti poi passano attraverso l'esperienza del corpo, che è il primo canale, quindi approccio gestaltico, che abbiamo il primo canale per l'apprendimento. E questi sono modelli che cominciano a diffondersi proprio anche in ragione dei finanziamenti che noi avremo. Questa giornata di studio, di riflessione ci consente questo, poter mettere e condividere questi modelli in maniera molto ampia, dare degli input, degli stimoli in modo che la didattica in ambiente di apprendimento possa trovare un'affermazione nelle diverse scuole. Sì, vengo qui a presentare questo, il risultato di un percorso decennale che è la sintesi un po' delle cose che abbiamo sentito stamattina. Ho lavorato sempre sul rapporto tra pedagogia, architettura e design nel processo di ripensamento e trasformazione della scuola, e questo mi ha portato a generare un laboratorio che chiamiamo Eden, in cui il tema delle piante è l'ultimo traguardo di questa ricerca. Sono dei mediatori queste piante, ne parlerò. Figure di mediazione che sparigliano sullo spazio e sulla didattica, cioè dove le mettiamo, quando le curiamo, diventa un problema, come dire, da risolvere, e ci permette di interrogare lo spazio, di capirne le qualità, la profondità, la tridimensionalità degli ambienti. Da una parte, nella didattica entriamo nella dimensione della cura, entriamo nella direzione del benessere, del tempo da dedicare a attività che non sono, come dire, codificate in modo strutturato come siamo abituati. E questo porta gli insegnanti a percorrere un percorso di ricerca. Questo laboratorio vuole supportare le scuole in percorsi di ricercazione da loro stessi determinati. Ed è una cosa un po' diversa da come facciamo sempre in università. Di solito siamo noi che promuoviamo una ricerca, la mia ricerca sulle piante, per dire, e le scuole partecipano. No, questo noi non lo facciamo. Noi supportiamo le scuole nel loro percorso di ricerca e suggeriamo di utilizzare, per esempio, anche le piante per indagare dei temi che però loro si pongono. Quindi gli insegnanti diventano ricercatori, professionisti dell'educazione e della formazione, diventano figure molto vicine a noi e noi diventiamo persone a servizio, cioè studiosi a servizio della scuola, di un mondo straordinario che sta cercando di trasformarsi, che è proprio in ricerca per farlo, che avrebbe bisogno di essere onorato molto di più, che meriterebbe, altro che merito, il tema del merito. Speriamo che possano cambiare anche le condizioni contrattuali, perché sono indecenti per professionisti in ricerca, e questo convegno, come tanti altri che state seguendo, sta dimostrando veramente un mondo che è in fermento, che ha bisogno di essere rispettato molto di più socialmente, culturalmente e politicamente. Quali sono gli effetti sull'apprendimento, ma anche sulla qualità della vita durante l'apprendimento, di questo approccio? Beh, cambiare l'organizzazione degli spazi, adornarlo, dotarsi di accessori
piante che sono esseri vivi, costruire relazioni emotivo-affettive con queste piante nello spazio di un'aula o nello spazio di una scuola nel quale si sta così tanto tempo, ti permette di ritrovare il tuo, come dire, il tuo modo naturale di stare bene in uno spazio interno. Il tema per esempio delle piante mi aggiunge un pezzo, nel senso mi cerca il ponte tra dentro e fuori, mi fa capire che la natura ha bisogno di essere curata, no? E quindi se io non riesco a curare una piccola pianta, come penso immaginare di curare il mondo? Quando, cioè, si parla così tanto di sostenibilità e sorrido nel pensare che poi abbiamo paura, no? Di una piccola pianta in un ambiente interno educativo, perché quando possiamo annaffiarle se ci dimentichiamo, e perché diamo per scontato che la natura fuori, che amiamo così tanto, il giardino, il parco, il vostro fiume qui a Padova, eccetera, che sia qualcosa che si dà per, come dire, da solo, cioè che vive da solo, per, nel senso che è un dono come quello, come può essere il sole. In realtà è qualcosa che non può non essere curato dall'uomo, e lo stiamo capendo sempre meglio, addirittura il sole stesso. È un dono, ma ha bisogno di essere seguito, osservato, per poter continuare ad averne i benefici. Da voi parte questa ricerca che può sembrare rivoluzionaria, no? Non più sedersi nel banco, ma studiare muovendosi. È vero. È vero, lo sosteniamo da tempo, l'abbiamo anche scritto da tempo, e quindi non sono state solo parole. Ovviamente è come frutto di un percorso di ricerca fatto precedentemente, dopodiché abbiamo deciso proprio di aggredire, permettetemi il termine, aggredire questo concetto di scuola basato esclusivamente sull'aula e sulla lezione frontale seduti su un banco, no? Dove il problema è fare la seduta più comoda possibile, perché non crei problemi alla schiena, ma perché ci devo stare a sedere 6 ore. Ecco, se ci si sta 20 minuti probabilmente qualunque tipo di seduta funziona, il problema è la scuola alla schiena, poi non ce l'ha nessuno a 6-7 anni. Bene, ma non è solo un problema fisico, è proprio da cosa deriva principalmente questa aggressione all'aula intesa staticamente come luogo con la cattedra e così via. E deriva dal fatto che i bisogni educativi dei ragazzi del 2020, 2030, 2040 e così via sono ovviamente diversi da quelli del 1970, perché la società è totalmente diversa rispetto a quella di 50 anni fa, ma ancora di più sono rispetto a quelli del 1920, cioè 100 anni fa. Ma gli edifici scolastici sono, i 40 e passa mila edifici scolastici italiani, sono quasi tutti concepiti sul concetto di un ingresso, un percorso per arrivare all'aula, dove poi sto dentro l'aula e la mia vita scolastica si esaurisce là dentro, per quanto possibile. Ecco, è un concetto molto limitante, è stato molto utile quando c'era una popolazione analfabeta, prevalentemente analfabeta, e che quindi dovevo stare lì, era l'unico luogo dove potevo imparare a leggere e a scrivere, no? C'era bisogno che io stessi sul banco a fare esercizi, e l'insegnante era l'unica persona che mi poteva far crescere dal punto di vista culturale, perché a casa i miei genitori erano analfabeti, e ormai da anni non è più così. E quindi la scuola, i bisogni dei nostri ragazzi sono quelli di imparare a lavorare con gli altri, di imparare a lavorare, a collaborare per un progetto comune insieme ad altri. Nessuno più lavora da solo. E dove imparo a fare queste cose se non lavorando con gli altri? Quindi lavori a piccoli gruppi, lavori a grandi gruppi, muoversi, perché tutti sappiamo, ormai le neuroscienze ce l'hanno certificato, che il movimento, come tutte le parti del corpo, aiutano anche il nostro cervello a essere attivo e così via. Quindi la scuola non può essere sorda rispetto a questi bisogni formativi, e quindi sia l'ambiente deve diventare uno strumento efficace per far sì che poi io possa crescere nel migliore dei modi. Poi l'altra fetta è che il nostro sistema scuola, quindi dirigenti e docenti, creino e progettino attività educative che prevedono queste tipologie di attività e non la sola lezione frontale.
Questo sistema nuovo sta dilagando tra gli insegnanti, quali possono essere le difficoltà, a parte la struttura proprio dell'edificio che andrebbe rinnovato, però dal punto di vista del corpo docente c'è volontà, no, ma di smobilitare la classe o no? Allora, molto onestamente penso che come in tutti i luoghi ci sono docenti molto, molto motivati su questo fronte, che avvertono questo bisogno e vanno in questa direzione, e ci sono docenti che magari sono affezionati al loro modo di esercitare la professione, che quindi sono un po' più resti rispetto a questo tipo di cambiamento. Io lo chiamo proprio un cambiamento di comportamento professionale. Bene? Poi, quanto questo sia perché pensano che sia il metodo migliore, o quanto questo sia perché non hanno intenzione di impegnarsi e di modificare il loro modo di fare la professione perché ormai quello hanno imparato, ma oserei dire che è quello che hanno imparato anche nella loro università, perché anche la nostra università insegna, cioè induce la figura del docente come colui che poi si mette in cattedra. È un po' questo, no? Ma come tutte le professioni si sono evolute nel tempo, nessuno oggi fa l'architetto come lo facevano, io non sono un architetto, 50 anni fa. Nessuno lo fa. Sarebbe fuori mercato, sarebbe un architetto, uno studio che non funziona. Questo è un dato di fatto, nessun chirurgo opera come 50 anni fa. Ma servirebbero delle indicazioni ministeriali, oppure c'è già la possibilità con la scuola 4.0 di applicare in autonomia, anche alla luce dell'autonomia scolastica? Allora, l'autonomia scolastica innanzitutto ha già dato alcuni strumenti possibili, ma si parla di ormai 20 anni, cioè alcuni concetti e alcuni documenti ci sono come indicazioni già anche formulati dal Ministero di turno, bene, quindi non è questione di questo o quello precedente, ci sono documenti che sono condivisi all'interno del sistema scuola, dove tutti sanno che non c'è più il programma da svolgere durante l'anno, non c'è un programma ministeriale da svolgere. C'è qualche docente che ancora parla di programma? Sì. C'è qualche, tanti genitori che dice: ma a che punto sei del programma? Sì. Purtroppo c'è questa distanza, va bene? È chiaro che le indicazioni ci sono, è chiaro che ci sono dei margini di libertà, e quindi infatti noi anche oggi in Italia, e non solo in Italia, anche negli altri paesi è così, ci sono scuole che sono più proattive in questo senso e scuole che invece sono un pochino più statiche. E non c'è un diktat, ma come un po' in tutte le professioni o in tutti i settori. Ora, non è corretto fare un parallelo con il mondo dell'industria o del commercio, però ci sono aziende che si evolvono nel tempo e che stanno sul mercato e altre che poi falliscono. La scuola non è soggetta a questo, però diciamo ci sono scuole che poi producono migliori risultati, ci sono scuole che sono più attrattive rispetto alle iscrizioni, per esempio, proprio per il tipo di, e ne abbiamo di esempi in Italia, per il tipo di attività che propongono ai ragazzi. Non solo, ci sono scuole che hanno più o meno dispersione scolastica e anche questo è un indice di quanto risponda ai bisogni dei nostri ragazzi, chiaramente.